Bella ragazzi, buongiorno, siamo di nuovo qua a fare un nuovo video. Il video di oggi è di nuovo relativo all'equipaggiamento, perché ragazzi c'è veramente tanto da studiare, tanto da lavorare, quindi bisogna cercare anche di non fare cazzate. Allora, ma prima di iniziare voglio salutare forse qualcuno, andiamo a vedere se ho salvato. Voglio salutare Onga, tra l'altro leggete il messaggio, lui sta cercando di reclutare, quindi se qualcuno vuole inserirsi nella sua gilda, contattatelo. Quindi cancelliamo subito Onga. Qui ho tutta una serie di attacchi, ve li farò vedere poi in un altro video, perché voglio fare una specie di montatura, ci vorrà un po' di tempo, quindi mi divertirò poi a montare tutta una serie di queste cose. Allora, prima di iniziare voglio fare anche un saluto a me stesso, in quanto ho raggiunto le mie 100 milioni di kill. Quindi ragazzi, sono veramente contentissimo, spero che tutti ci arrivate a 100 milioni di kill, perché è veramente bello arrivare a 100 milioni di kill. Allora, a 100 milioni di kill non vi dà nessun premio in pratica, quindi ve lo dico in anticipo prima che mi scriviate in 14 milioni. Allora, tornando al nostro video, io ho fatto una cazzata, nel senso che tutto l'equipaggiamento ragazzi va studiato molto 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 bene. Allora, vi dico che cosa sto facendo. Allora, ho messo a forgiare questo oggetto. Allora ragazzi, questo oggetto, per chi lo conoscesse, dà attacco tiro, difesa tiro e difesa armata. Allora, quindi praticamente è un oggetto utilissimo per gli archi in pratica. Allora, visto che sto cercando di farmi anche i secondi set e quant'altro, sempre sulla base degli oggetti che io ho disponibili, vi anticipo che di questo oggetto qua, cioè di questi materiali qua, che se non ricordo esattamente chi è la bestia, andiamo a vedere se mi dà la bestia, non me la fa vedere. Adesso andiamo a cercare, aspettate ragazzi. Allora, andiamolo subito a vedere. Mi sembra che sia Drider, è possibile? No, non è Drider. Quindi mi faccio una bella figuraccia di merda. Eccolo qua, ok, Tristo Mietitore ragazzi. Questo è il Tristo Mietitore. Allora, del Tristo Mietitore io non sto facendo assolutamente nessun pezzo, quindi ho iniziato a farmi il cappello antico ragazzi. Il mio carissimo brodello Shadow Ezio mi ha fatto notare una cosa, e quindi faccio questo video anche perché me l'ha fatto notare, in modo tale che comunque tutti quelli che seguono, diciamo, le mie puntate, le mie vicende e tutto quanto, hanno la possibilità di correggersi se ne eventualmente facessero degli errori. Allora, il cappello antico non conviene farlo, in quanto, come potete vedere, i bonus sono ottimi, però vi ricordo che per arco voi avete già uno strumento molto interessante. Adesso ve lo faccio vedere se mi ricordo qual è. Io vi dico, eccolo qua, è esattamente questo ragazzi. Siccome questo qua lo farete, dovete farvelo oro, dovete potenziarvelo quanto più possibile, perché vi dà un ottimo bonus della ricerca, quindi l'unico cappello che dà bonus ricerca. Come potete vedere, già ha dei bonus veramente fantastici per quanto riguarda gli archi. Quindi andarvi a fare quel cappello è praticamente inutile ragazzi. Quindi io ho sprecato degli oggetti, adesso lo sto potenziando da bianco a verde, mi dispiace ma ho fatto una cazzata, quindi mi fermerò a potenziarlo. Magari, come dice qualcuno, lo terrò lì per bruttezza. Allora, torniamo al nostro bel settino, che è il Trader, eccolo qua. No, non è il Trader, mi sono confuso, è il Tristo. Quindi a questo punto, visto che io non ho nessun oggetto per fare questo, e visto che le trappole, gli stivaletti, non me ne frega assolutamente niente, allora vi consiglio di farvi il codec. Allora, come potete vedere, il codec ha già tutto, è già veramente buono sulla cavalleria ed è anche buono sul tiro. Vi ricordo che io sto facendo, e ho fatto ad oro il set scusate il telefono, un attimo la chiamata. Sto facendo già un pezzo abbastanza importante, anzi l'ho già fatto oro, quindi vi faccio vedere. Vi consiglio di farvi il codec, ve lo faccio rivedere, oppure magari anche un altro pezzo. Vediamo questo cosa, attacco tiro non mi interessa assolutamente, questo appunto non mi interessa. Dai, si potrebbero fare, no, i calzari no, perché le state facendo da un'altra parte. Allora, vi faccio vedere. Allora, fatevi il codec e poi andate a vedere questo. Esatto, non fatevi l'artiglio ragazzi, io l'ho fatto oro sto artiglio, non fatevi l'artiglio ma fatevi il codec.
vedete l'artiglio da cavalleria, quindi col codec andate a ripristinare buona parte della cavalleria, e intanto non facendo l'artiglio sicuramente avete dei pezzi ottimi per farvi l'elmo. Ragazzi, questo elmo qua è fantastico, quindi risparmiatevi sull'artiglio, fatevi il codec e fatevi l'elmo e fatevi, come dicevo prima, questo pezzo che è veramente fantastico. Intanto un altro bel pezzo che vi consiglio di fare è, dov'è? È questo qua. Che occupa, vediamo un attimo che cosa occupa, che occupa l'occhio, praticamente questo occhio qui, ok? Allora, ragazzi, vi ricordo, c'è sempre da studiare per quanto riguarda le armature e quant'altro. Se avete la possibilità, allora intanto vi dico, studiatevi quelli che fanno i set, in modo tale che quando incontrate un nemico sapete esattamente che cosa, come è settato, in modo tale da essere sempre prevenuti, sia per quanto riguarda un loro attacco, sia per quanto riguarda voi invece se volete attaccare. E, mi sembra che vi ho detto tutto, va bene così, il video lo chiudiamo qua e niente, se vi è piaciuto un like e alla prossima, ciao belli!